Ciao, come vedete alle mie spalle, oggi vorrei parlarvi di un televisore. Di regola non faccio recensioni su telefonia, computer o TV perché non è il mio campo, non me ne intendo moltissimo. Ma visto e considerato che volevo comprare questo modello, ho cercato una recensione su YouTube e non ne ho trovata. Ho guardato un po' su internet e non ne parlava nessuno su nessun forum. Ho deciso di farla io. Così almeno. Se qualcuno è interessato a comprarlo, posso essere d'aiuto. Allora, ho comprato questo modello che non è il modello di quest'anno, è il modello dell'anno scorso. Difatti, se vedete, è il modello Q6. Il modello Q6 è il modello del 2017. Quest'anno, nel 2018, è uscito il modello Q7. Perché ho preso questo modello? Ho preso questo modello per il budget. Chiaramente, il mio budget era sotto i 1000 euro e questo televisore è partito da 1450, è sceso a 1250 e da settimana scorsa è sceso sotto i 1000 euro. È l'unico televisore QLED e OLED che scende sotto i 1000 euro. In più, per fortuna, se guardate su eBay ancora per una settimana, 10 giorni, ci sono dei codici sconto del 10%. Io sono riuscito a portarlo a casa per 876 euro. Il modello è il QE55 Q6F, per chi si è interessato. Anche se il modello è dell'anno scorso, è già equipaggiato con tutti i più moderni standard della Samsung, come il Precision Black che serve per rendere i neri sempre più neri e i bianchi molto più luminosi. È già HDR10, chiaramente come tutti i televisori QLED e OLED sono HDR10, e soprattutto equipaggiato con la One Connect, che sarebbe una station che si può mettere sotto il televisore di solito o di fianco. Questa scatola dove ci sono tutte le prese che praticamente prima erano messe dietro il televisore. Così chi come me che appende il televisore al muro, ogni volta che deve mettere dentro una presa USB o una presa HDMI, non deve smontare il televisore. È tutto a portata di mano. In più, c'è il One Remote Control. Cos'è il One Remote Control? Praticamente è il telecomando. Cioè, tramite il telecomando si può accedere ai vari servizi, a entrare nelle opzioni o anche semplicemente fare le cose basilari come cambiare canale, alzare il volume o alzare il volume. Ora faremo un unboxing, anche se vedete io l'unboxing, se devo essere sincero, l'ho già fatto, non ho saputo resistere ieri quando è arrivato. Poi lo montiamo, daremo un'occhiata prima nel retro e poi soprattutto davanti. Non vedo l'ora di vederlo davanti perché il televisore è borderless, praticamente non ha cornici. Quando lo accenderemo, lo schermo sarà completamente tutto il televisore. Niente, procediamo con l'unboxing. Questo è quello che troverete nella scatola, il libretto di istruzioni e la garanzia ovviamente. Poi una guida al montaggio rapido del televisore, delle staffe e dei vari cavi. Poi c'è il nuovo tipo di telecomando. Come vedete questo è piccolissimo che va a sostituire il vecchio telecomando che comunque funziona benissimo. Se ne avete in giro uno potete anche utilizzare questo. Anche perché per questo bisogna prenderci un po' la mano. Per me è un po' un casino al momento. Poi ci sono le due scocche che servono sul retro. Questo serve per nascondere l'unica presa HDMI e l'unica presa USB che c'è sul retro. Questa scocca invece serve per nascondere il cavo di alimentazione e il cavo che va collegato al One Connect, che è questo, che è la nuova innovazione della Samsung. E ora vi farò vedere come si monta e a cosa serve. Il retro si presenta così, è molto gradevole alla vista, con questo tema a righe orizzontali, tutte diverse tra loro e a rilievo. Chiaramente qua ci sono i quattro buchi per la staffa e appenderlo alle pareti. La vera particolarità comunque sono queste due feritoie. Nella prima feritoia troviamo il cavo per la presa One Connect, che ve ne avevo parlato già anticipatamente. Praticamente sarebbe questa. In questa station troviamo quattro prese HDMI, la presa dell'antenna, quella del satellite e l'uscita ottica chiaramente per l'audio. E due prese USB, tutte e due sono a 5A 3.0. Poi c'è anche il cavo della corrente, chiaramente per collegare
televisore alla corrente e dopo si fanno passare i fili in questa feritoia, leggera feritoia, e si monta questa scocca. Così chi non dovesse appendere il televisore a parete come me, avrebbe comunque sul retro un'estetica molto più gradevole. E poi abbiamo una seconda feritoia, che sarebbe qua di fianco. E praticamente qui troviamo la presa per la common interface per chi ha tipo Mediaset Premium. Poi troviamo una ulteriore porta USB sempre 3.0 e una presa HDMI. In più c'è la presa LAN che serve per collegarsi a internet, ma chiaramente è anche wifi il televisore. E in più c'è anche la presa X-Link che a noi non serve, serve se il televisore ha un problema, per il centro assistenza attaccano una macchina e riescono a capire dove sia il problema. Chiaramente che qui abbiamo la sua scocca, che è questa. Niente, ora lo accendiamo, magari lo provo io 1 o 2 giorni e niente, poi faremo una breve recensione anche sui filmati, sui video, sui colori. Niente, soprattutto sulle applicazioni che ci sono all'interno del televisore. Ora siamo connessi al mio Mac Mini, da televisore acceso. Come vedete, il televisore è borderless, non presenta bordi, presenta soltanto un bordo chiaramente in basso, come tutti i Samsung, è alto 1 cm, è in acciaio satinato, dove presenta il proprio logo. E niente, si può accedere con il telecomando, che è questo, lo smart controller. Si possono usare i tasti, vedete, praticamente premendo i tasti si può accedere alla barra che si chiama Smart Tab. Da qui si accede a tutte le applicazioni in un modo velocissimo o anche nelle impostazioni, nella barra delle impostazioni. Questa, per esempio, è la barra delle sorgenti, vedete, questo è il mio Mac Mini che lui mi ha trovato in automatico, ma anche se collegate un Blu-ray per dire, ve lo trova subito senza problemi. Qui ci sono le impostazioni, qua ci sono delle impostazioni che ho inserito io, che sono quelle diciamo più veloci, quelli che mi aggradano, ma se premiamo entriamo nelle impostazioni classiche. Se è cambiato il tema, ma le opzioni sono sempre quelle. Se avete già un televisore Samsung, non sarà molto difficile per voi navigare dentro. Ci sono chiaramente delle impostazioni aggiuntive, delle impostazioni nuove, tipo il PP, che sarebbe la suddivisione dello schermo. Vedete, se io lo faccio partire, in angolo, in alto si vede il televisore e io qua però posso mantenere il mio computer. Posso mantenere il computer e lavorare col computer. E niente, adesso vi faccio vedere come funziona lo smart controller. Praticamente premendo questo tasto qua dove c'è il microfono, io posso parlare e cambiare qualsiasi impostazione o entrare nelle applicazioni, entrare su internet. Faccio un esempio. YouTube. Ecco, vedete, sono entrato su YouTube, ma posso anche andare su cerca. Per esempio, vedete, lì c'è la ricerca e io posso fare 4K. Ecco, perfetto. E da qui posso sempre parlare e scegliere il video, oppure posso fare scorrere per dire così e premere il bottone. Niente, ora facciamo partire il video e vediamo come si comporta. Come vedete, i neri sono scurissimi, sono molto diversi dai televisori a LED. Niente, ora facciamo partire il filmato, così lo vediamo per una decina di secondi e vi faccio vedere la nitidezza dei colori. Come vedete, i colori non sfumano come nei televisori a LED.
Niente, basta, vi saluto. Spero di essere d'aiuto. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, mi faccia sapere e lo posso aiutare. Ecco, mi ricordavo solo l'ultima cosa, che questo televisore, ahimè, non ha il cavo component che io usavo perché mi piace collegare, le console vecchie e non so, magari a qualcuno può interessare. Vi saluto, ciao.